Dopo la proroga fissata al 31 dicembre 2019 della scadenza dei requisiti di cantierabilità per i lavori di allungamento della pista dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, situato tra i comuni di Bellizzi e Ponte Cagnano Faiano, ad esprimere le loro considerazioni sono stati il presidente della società Antonio Ferraro e la vicepresidente di Confindustria Salerno. Sicuramente oggi è un momento importante dove la realtà territoriale economica si prende contezza dell'importanza di questa infrastruttura a servizio del territorio e non solo. Ecco, si chiede soprattutto la gestione autonoma, no, dell'aeroporto e soprattutto l'allungamento della pista. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori nello specifico quello che è il documento che firmerete oggi? Noi non firmiamo niente perché i documenti noi li abbiamo già firmati prima di oggi. Quello di cui noi stiamo chiedendo e stiamo aspettando è il decreto interministeriale per la concessione totale dell'aeroporto, che è fondamentale ed è propedeutico a far realizzare l'operazione societaria con il partner che è stato individuato in GESAC per la costituzione della rete aeroportuale campana e che necessariamente comporterà successivamente anche i lavori per l'ampliamento della pista che sono già stanziate e per cui esistono già i fondi destinati a queste attività. Ecco, mi scusi se le faccio questa domanda, ma oggi l'aeroporto funziona? Oggi l'aeroporto funziona limitatamente a quelle che sono le caratteristiche della pista, funziona. Quanti voli vengono effettuati? In questo periodo non molti. Il periodo di maggiore vivibilità dell'aeroporto va normalmente da maggio a ottobre, quindi il periodo estivo. E quali sono i voli frequenti? Più... Sono voli di aeronautica generale e charter turistici. Confindustria vuole l'apertura, anzi il decollo, perché non è un aeroporto chiuso, vuole il decollo di questo scalo, perché serve sia dal punto di vista turistico, dal punto di vista imprenditoriale, quindi praticamente il decollo di questo aeroporto consente alla zona di prendere un volano anche dal punto anche maggiore e consente a due coste importantissime che non hanno nulla da invidiare al resto del mondo di avere il parterre di turisti che si meritano, quindi avere un maggiore afflusso, oltretutto consente anche di snellire un po' l'aeroporto di Napoli che diciamo che è quasi al collasso, quindi diciamo che noi confidiamo molto anche in questo accordo fatto con GESAC e diciamo che confidiamo in questa giornata per far sì che questa voce che si leva sia forte e venga ascoltato da chi di dovere per fare in modo che questo territorio abbia quanto dovuto e quindi abbia un aeroporto, perché ci sono regioni d'Italia che hanno 3 aeroporti pur avendo un numero di abitanti inferiori. La Campania è vasta, è grande, ha tanti abitanti, ha più di 6 milioni di abitanti ed è giusto ed è quasi giusto che abbia anche 2 aeroporti.